Buongiorno ragazze, come state? Come state? Come state? Allora, oggi capelli che non riesco a tenere in nessun modo, infatti devo lavare e devo provare una cosetta nuova con voi, innanzitutto. Vi lascio qui giù nella descrizione il video, l'ultimo, in cui vi ho parlato un po' dello styling, vi ho dato qualche consiglio per quanto riguarda lo styling perfetto, come migliorare lo styling, quindi vi ho dato qualche indicazione in più per quanto riguarda i dosatori, i famosi dosatori di cui parlo e riparlo. Vi ho anche parlato un po' di hard cemento, di custard, di Divina, insomma, di tutto e di più. Tra l'altro la nuova promo di Divina ve la lascio qui giù nella descrizione, mi raccomando, andate a dare un'occhiata. Però oggi, ragazzi, devo fare un video prova di un nuovo asciugacapelli, un nuovo phon. Allora, innanzitutto, ragazze, io oggi ero indecisa, non sapevo se provare il nuovo phon di Imetec Bellissima che mi hanno inviato, però ora ve ne parlerò, oppure provare il nuovo gel, quello Ultra Fix. In realtà, ragazze, ho scelto questo qui come video perché per quanto riguarda l'altro, quello su Ultra Fix, ci voglio dedicare un po' più di tempo. Infatti vi voglio far vedere il giorno 1, giorno 2, giorno 3 e non avrei fatto comunque in tempo adesso perché appunto non avevo tutti questi giorni a disposizione, quindi per incastrare la mia vita con i lavaggi, i video e tutto un casino, ho deciso di fare questo prima, ma tanto ragazzi, uno prima, uno dopo, arriveranno tutti. Tra l'altro ho anche scelto i nuovi capi Shein, nulla, poi me li farò vedere appena mi arriveranno. Comunque ora ragazzi, mi ritengo così con la mia pinza a ragno perché non li sopporto, non li voglio vedere, non li voglio toccare. Ok, va bene così. Quindi allora ragazzi, tra poco laviamo e vi faccio vedere in azione il nuovo phon, questo qui di Imetec Bellissima. Allora ragazzi, innanzitutto questo qui me l'ha inviato Pinalli è una profumeria e ha in esclusiva questo nuovo modello di phon, quindi lo potete trovare solamente sul sito Pinalli, tra l'altro è anche scontato. Sono andata a vedere, non c'è sul sito loro, è proprio un articolo che Bellissima ha creato in collaborazione con Pinalli e si trova solamente sul loro sito. Pinalli mi ha scritto e come potevo rifiutare, anche perché ragazzi, voi lo sapete che io con Imetec Bellissima mi sono trovata sempre bene. Adesso ragazzi, io sto utilizzando il Dyson, da quando ce l'ho lo utilizzo, mi piace tantissimo e utilizzo solo lui, vi dico la verità. E però tempo fa io avevo acquistato la prima edizione di Imetec Bellissima, il Diffon, mi avevo fatto anche dei video, mi ci ero sempre trovata bene, mi piace tanto e nulla, secondo me è un ottimo phon e mi era piaciuto. Non me lo ricordo, vabbè, comunque quello, la versione Argan, e poi ne hanno fatti altri dopo di questi due che però non ho provato mai, quindi di cui non vi so dire, ok? Né quello lì 3000 mi pare, né quello XL, l'ultimo prima di questo. Comunque ragazzi, che vi devo dire, io mi ci ero sempre trovata bene. Ho sentito tante ragazze dire che l'asciugatura è molto lenta, secondo me anche è vera questa cosa qui, però su di me andava bene così, cioè non è che io di solito ci impiego millenni ad asciugare i capelli. Col Dyson faccio un pochino prima, sì è vero, però non è che sto con lui un'ora e con l'altro 20 minuti, più o meno poco più, ok? Per quanto riguarda me, dato che i miei capelli non sono tantissimi, ho una medio-bassa porosità, faccio presto, comunque non mi dà fastidio neanche impiegare 5 minuti in più. E non è stato un problema per me questo mai, neanche il fatto che non ci sia la possibilità di scegliere l'aria fredda, né nel primo né nel quello Argan si può scegliere, quindi si può azionare il getto freddo. In questo sì, nel mio Dyson sì, però ripeto, anche quando il getto freddo non c'era, i miei capelli non hanno, cioè nel senso ragazzi, non ho visto
nulla nei miei capelli di strano. Anche adesso potrei anche asciugarli sempre con aria calda, trovarmi bene così. Infatti anche adesso nel Dyson io ogni tanto metto aria fredda alla fine, però anche se non lo facessi, ragazzi, sono sicura che non cambierebbe nulla. Ovviamente aria fredda non è gelida, è meno calda del getto caldo, ok? Però, ragazzi, ripeto, questo qui, ora andiamo a vedere le caratteristiche, ha la possibilità di azionare il getto freddo, cose che in tante volevate, ma anche dal XL in poi, no, forse anche il 3000 aveva l'aria fredda, ragazzi, non lo so, però questo ce l'ha, quindi se per voi è una cosa indispensabile, una caratteristica che ricercate nel vostro phone, sappiate che questo ce l'ha. Ovviamente, ragazzi, questo phone è migliorato rispetto alle altre tipologie, ok? E la cosa che mi piace tantissimo, ma in generale io con il D-Phone ho imparato ad asciugare bene i ricci. Infatti all'inizio, quando avevo acquistato il D-Phone, avevo notato che i capelli davvero non si muovevano durante l'asciugatura, getto delicato, mi è piaciuto sempre tantissimo ed è appunto grazie a lui che ho imparato ad asciugare bene i capelli ricci, quindi il D-Phone a me è sempre piaciuto e sono sicura che mi piacerà anche lui. Andiamo a vedere comunque le caratteristiche di questo phone, perché è una nuova edizione, però adesso vi faccio vedere tutto. Innanzitutto dice qui che il D-Phone si chiama Style Expert, l'innovazione per l'asciugatura professionale dei ricci nel tuo salone. Quindi è una edizione studiata e indirizzata per lo più all'utilizzo professionale nei saloni. L'esclusivo diffusore ad aria calda dedicato ai capelli ricci, vabbè, insomma, ragazzi, queste sono più o meno le stesse cose che sappiamo, rispetta la naturale forma e struttura di ogni riccio, anche quello più difficile del cliente più meticoloso, ok? Perché D-Phone è ideale per i ricci? Allora, questo qui ha il sistema Supreme Curl Flow, distribuisce delicatamente il flusso d'aria alla temperatura corretta uniformemente intorno ai ricci per non aggredirli, esaltandone la forma, l'elasticità e la definizione. Leggero, bilanciato ed ergonomico, l'unico diffusore ad aria calda che non affatica durante l'utilizzo prolungato, perché è veramente leggero e fantastico come impugnatura, eccetera. Controllo digitale del calore 50 volte al secondo assicura la temperatura ideale nel rispetto dei ricci. Tecnologia a ioni positivi e negativi per un effetto anticrespo. Diffusore XL, quindi accoglie più capelli, anche quelli più lunghi, quindi è anche più grande proprio il diffusore rispetto agli altri modelli. Quindi sì, questo sarà una versione XL però dedicata ai saloni, ok? Credo. Due livelli di velocità e quattro livelli di temperatura per l'asciugatura personalizzata di ogni riccio, bassi consumi energetici, cavo professionale di 3 metri. Il cavo è anche più lungo rispetto agli altri phone, ok? Allora, ragazzi, ve lo faccio vedere. Effettivamente il diffusore qui è più grande rispetto agli altri D-Phone, il cavo molto molto lungo. Questo odore di nuovo mi piace tantissimo, è particolare il suo design, vedete? È praticamente nero e blu, ok? Bellissimo. E qui vedete com'è particolare? Allora, qui si accende, qui si regola la potenza del getto d'aria, qui invece il calore, tre velocità di calore e getto freddo. E nulla, ragazzi, allora io sono stracuriosa di provarlo, vedete anche quanto è bello, veramente bellissimo, ecco, forse così, no, così, Imetec, bellissimo, veramente bello, 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 mi piace un sacco, ma a me, ragazzi, i D-Phone mi sono piaciuti sempre tutti, quindi non ho dubbi, ecco, con loro io sono andata sempre sul sicuro. A me la cosa che è piaciuta tantissimo, più di tutte proprio, è il fatto che il getto è veramente molto molto delicato e poi è veramente particolarissimo, perché il diffusore e il phone sono tutt'uno in un unico apparecchio, e quindi apparecchio.
in un unico dispositivo, ok? E nulla, ragazzi, allora io adesso lo vado a provare, vediamo un po', ma tanto già so che mi piacerà, ne sono sicura. Anche perché, mamma mia, i capelli che perdo, mamma mia! No, vabbè, cioè, boh, vabbè. Allora, ragazzi, adesso io vado a lavare, vi faccio vedere che cosa utilizzo. Oggi faccio così, lavo, allora, dato che io adesso lavo i capelli, però dovrò rilavarli dopo domani, quindi giovedì, prima di poi salire su a Scanno in salone, non farò troppa attenzione nello styling, eccetera. Non utilizzerò un prodotto styling che mi dà tanta tenuta, perché non ci devo fare niente della tenuta, dato che dopodomani li devo lavare, quindi se si sfasciano non fa niente. Quindi di solito mi regolo così. Se so che poi devo lavare fra 5 giorni, eccetera, eccetera, allora faccio styling bene, 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 con un prodotto a forte, forte, forte tenuta e via. Quando invece devo lavare dopo pochi giorni, utilizzo i prodotti che non posso buttare perché mi dispiace, ma che farei? Però, dai, scherzo. Quelli super, super, super leggerini che non servono a niente, almeno per quanto mi riguarda, però facciamo così. Shampoo volumizzante, questo Low Poo. Poi faccio la maschera Schultz, il tempo di pettinare con la Tangle Teaser e via. Poi metto un goccino di Quench, che mi piace tantissimo, questo Leave-In. E poi, dato che l'altra volta ho anche preso i prodotti di Anarchia Bio, e voglio provare da sola questa mousse per vedere che cosa viene fuori. E di solito, ecco, faccio anche le prove. Quando so che devo lavare dopo poco, faccio le prove, anche perché, anche se so che questa è leggerina come mousse. Però vabbè, non fa niente, tanto almeno me la provo. L'avevo provata in combo con il gel cut, mi pare. Però vabbè, poi di Anarchia Bio ve ne parlerò più in là, perché li sto provando. Anzi, questa la provo proprio adesso da sola. Vediamo come va. E nulla, vi faccio vedere un po' dell'asciugatura e poi magari ci rivediamo. Vediamo anche quanto tempo ci metto ad asciugare. Ci rivediamo dopo, se vi devo aggiungere qualcosina sicuramente, e niente, ci vediamo dopo. Don't fight the fire. Too much too fast to burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learn to trust. Learn to trust. It's never enough. It's never enough. Burning me up. Burning me up. I won't fall when I'm picking you up. Of my head, I won't be strong enough. Our love is stronger. Allora, ragazzi, ho terminato e questo è il risultato finale. Allora, ci ho impiegato, ragazzi, più o meno 20 minuti, sì, come il tempo che impiego con l'altro phone, con il Dyson, devo dire la verità. Mi è sembrato comunque più veloce rispetto agli altri di phone, e questa cosa mi piace un sacco. Ragazzi, intanto mi li sto sistemando. La cosa che mi è piaciuta di più di tutte, vi dico la verità, è il diffusore, che è veramente grande, 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 molto più grande sia del diffon vecchio che avevo io, sia del Dyson. È veramente grande, quindi quando io lo appoggio qui sotto, ad esempio, tutti i capelli entrano dentro, e questa cosa mi piace un sacco. Cioè entrano più capelli rispetto agli altri phon. Guardate, già che ci sto, vi do un consiglio. Allora, considerate adesso che i miei capelli sono praticamente naked, ragazzi, perché non c'è nulla nei capelli. Quella spuma lì è acqua fresca, da sola non fa veramente nulla, e quindi questi sono i capelli naked, ecco. Bellissimi, devo dire, mi piacciono un sacco. Allora, l'unica cosa, ragazzi, già che ci sto, vi do un consiglio.
Molte ragazze in salone mi dicono, Marta, io ho le radici un pochino più lisce, un pochino più piatte, quindi tendo a non mettere il prodotto styling sulla radice, cioè sulla radice, non mi avvicino molto su. Ragazze, errore secondo me. Ovviamente un pochino, ragazze, vi dovete avvicinare un pochino, perché se la parte vicina alle radici è senza prodotto, se avete la tendenza al crespo, sarà tutta crespa. Se avete la tendenza, come me, ad avere le radici un po' più lisce, saranno ancora più lisce, perché il prodotto styling aiuta e li tiene, insomma, belli su. Ovviamente, ragazze, non un quintale di gel, intanto io me li apro un pochino sulla cute, ecco. Però il fatto di lasciare la parte più alta, quindi vicino alla cute, alle radici, senza nulla, a volte può essere controproducente, ok? Può succedere a volte che abbiate l'effetto opposto, infatti io non vado proprio sulla cute, però comunque mi ci avvicino un po'. E devo dire che in questo modo le radici rimangono più su, altrimenti tendono a fare questa cosa, vedete? Cioè, ragazze, tendono a fare questa cosa in ogni caso, perché ve li faccio vedere. Se la vostra tendenza su è di avere le radici un po' più lisce, sarà sempre così, però si può fare qualcosa. Vabbè, ragazzi, niente, che vi devo dire? Mi piace tantissimo, ora aspetto che si assestino un po', sicuramente non dureranno tanto, tanto come con gli altri gel, però va bene così. Li tengo qui con una pinzettina mentre cucino e faccio le mie cose. Se io ringrazio Pinalli per avermi dato questa opportunità di provare il nuovo diffon, che adoro e mi piace tantissimo. Fatemi sapere se anche a voi piace. Io vi dico la verità, continuerò ad utilizzarlo, perché mi piace. Lo alternerò al Dyson. Sono più voluminosi del solito, cioè non sono voluminosi, i miei capelli non sono mai troppo voluminosi, però Naked, perché quella mousse, ragazze, fa poco e niente, mi li rende, insomma, un pochino più cicciottini. Grazie, mi devo muovere. E niente, ragazze, questo era tutto, e fatemi sapere qui giù se c'è qualcosa che ho dimenticato di dirvi, fatemi delle domande, insomma, qui giù, e vi risponderò. Ah, l'ultima cosa, ho utilizzato l'aria fredda solamente alla fine dell'asciugatura, l'ultima parte l'ho fatta con lei. Ripeto, non è proprio fredda, è meno calda del getto caldo, però fredda, no? Se vi aspettate il getto freddo, non ce l'ha freddo. È meno caldo del getto caldo. Forse il Dyson col getto freddo è leggermente più freddo, ok? Però ripeto, ragazzi, a me dell'aria fredda non me ne è mai importato tanto, e va bene così. Se a voi interessa, ve lo dico, ok? Alla prossima, ciao ragazzi, un bacio.